Niente, le previsioni davano sole e davano bel tempo. Io in programma avevo di salire lassù, passare la notte in quota e fare delle belle riprese notturne, ma il cielo non promette niente di buono. Quindi niente, mi faccio una salita e poi scendo di nuovo. E se non piove passo la notte qua e poi risalgo domani mattina. Peccato. E niente, anche se c'è un po' questo tempo di merda, andiamo su. Buongiorno, sono fatto questa notte su questa collina, siamo a 1200 metri, 1000 metri. Ho voluto fare un po' di foto notturne che niente, mi sono guardato un po' di tutorial su come fotografare le stelle di notte. Diciamo, questo primo esperimento è stato interessante perché almeno ho capito gli errori che non devo fare la prossima volta. Il posto qua è stupendo, la giornata è ottima, è calda. Vedete, c'è ancora un po' di foschia che si alza dalla valle delle campagne. Qua siamo sulla piana del Fucino. Posto eccezionale. Ieri sono stato sul Sevice, il monte gemello praticamente del Velino. Mi sono fatto una bella corsetta, una bella salita impegnativa, una bella discesa veloce, non tanto però divertente. E adesso
vedo se risalire sempre sul percorso di ieri o provare un'altra salita diversa. Oggi provo un nuovo sentiero che porterà lassù in cima al velino. Oggi ci sono i grifoni in volo, bellissimo, sono bellissimi, sono degli uccelli enormi, enormi. Vederli volare da vicino è un qualcosa di impressionante. Allora, ci sono i sentieri chiusi per la conservazione e salvaguardia ecologica, però sono questi, sono sentieri facili, quindi non sono i miei, anche l'otto è chiuso. Sembrano dei percorsi molto belli. Io però invece farò
le 1 fino al bivio e poi salirò o per il 6 o per il 5, ora vedo perché non li conosco, non li ho mai fatti. Sono sentieri difficoltosi. Sorgente, fontanili non ce ne sono. Va bene, proviamo. Vado a cambiarmi. A tra poco. Eccomi qua a correre lungo la Val Ferret. Fondo a destra il Monte Bianco. Tra un po' passerò sotto il rifugio non mi ricordo più come si chiama. Allora, prima ho sbagliato di brutto strada e penso sia questo il sentiero. Vediamo cosa dice il Garmin. Mi sa di sì, perché non si ricongiungevano in realtà. Ok, allora ho controllato, una è la direttissima e questa no. Visto che la direttissima spesso è un sentiero alpinistico, andiamo per la, tra virgolette, normale, perché tanto normale mi sa che non è. Ok, via. Eh sì, effettivamente anche questo è un po' complicato come sentiero. Saliamo. A scendere voglio proprio vedere. Via.
che soffro di vertigini. E salire è sempre facile. Piacciono le Sky, questi sono i percorsi tipici da Sky che a me non piacciono. Yeah.
Ok, ce l'ho fatta, 4 ore e 34, quasi 17 km, 1500 di dislivello, però la salita è molto 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 impegnativa. Questo è il sentiero 5 che va su il Velino, però è molto molto tecnico, con dei tratti proprio di arrampicata. Infatti la salita è stata molto impegnativa, la cima del Velino non arriva mai, e ho sbagliato pure strada. Sono andato a trovare questa grotta di San Benedetto, penso. Comunque è bello, ve lo consiglio. Sì, ve lo consiglio perché è molto bello, ma è molto impegnativo. La salita è molto dura, ci sono dei tratti dove ci si arrampica, ci sono dei ghiaioni abbastanza scivolosi, quindi poi insomma vedrete, avete visto il video. Ok, bella. Ciao a tutti.